Grazie mille, buongiorno a tutti. Intanto parto dal ringraziamento a chi ci ospita, alla Comandante Scanica. Non è mai stato in questo istituto, è veramente affascinante anche soltanto ascoltare da lei la storia che ha raccontato di questo istituto. Ovviamente il sindaco, il presidente Bonaccini, il presidente Ferro, tutte le autorità qui coinvolte oggi. Abbiamo sentito un racconto che è meraviglioso di questo territorio, ma è ancora più meraviglioso pensare che in ambiti diversi e mutuabili in tutto il paese. Stefano Bonaccini diceva prima che Emiliano Romagnoli siamo italiani. Io ho la fortuna di, facendo questo mestiere, di poter andare a visitare tutti i distretti produttivi italiani e mi rendo conto che abbiamo questa capacità di eccellenza che probabilmente è proprio insita nell'italianità stessa. Voi qui l'avete spinta al massimo con l'acceleratore di cui parlava il sindaco su alcuni cluster che sono diventati oggi il vero simbolo del paese. E questa è la vostra caratteristica principale. Quando uno straniero pensa all'Italia, immediatamente, anche se non direttamente, ma comunque con la mente, viene in Emilia Romagna. E questa è quella caratteristica che state valorizzando come regione e che noi stiamo partecipando a valorizzare come paese. È un piacere quindi per me essere qui oggi a questa seconda edizione della Motor Valley Fest, una manifestazione giovane negli anni, ma che già possiamo descrivere come simbolo del Made in Italy in qualche modo, perché i numeri parlano da soli, i numeri del settore intendo e di questa area del paese. È la celebrazione quindi di un po' di un fiore all'occhiello dell'Italia che ci viene riconosciuto da tutti. Pensate che quando agli albori dell'automobilismo, quindi fine 800, qui già si iniziava a definire quello che sarebbe stato il futuro, ovvero una presenza preponderante di questa capacità produttiva, non soltanto nel creare il veicolo, ma nel crearlo con i parametri italiani di bellezza, di qualità, di design e di innovazione. Tutto questo oggi ci viene riconosciuto a 200 anni di distanza e rende la tecnologia, l'ingegneria di questo distretto un'eccellenza a livello mondiale. È anche uno dei settori trainanti del nostro PIL e del nostro export. Sono stati detti dei numeri molto interessanti, prima devo aggiungere soltanto uno più di ambito nazionale probabilmente. Bene, l'automotive vale per l'Italia, questo nel 2020, 106 miliardi di euro, ovvero l'11% di tutta la manifattura, il 6,2% del PIL nazionale. Se la guardiamo in questa prospettiva, rispondiamo forse a un po' di sollecitazioni che arrivano sul ma alla fine se ne parla soltanto di un comparto, ma questo comparto vale il 6% del PIL italiano, oltre a tutto quello che comporta sul territorio in termini di formazione, come dicevate prima. Questo è un mantra che perseguiamo da tempo. Noi abbiamo in Italia una grande carenza di persone formate nelle materie STEM. Ed è un crollo che purtroppo avviene in tutto il mondo e tanti paesi stanno investendo sul riportare questi giovani ad appassionarsi di queste materie. Forse da ingegnere informatico lo dico anche con un po' di nostalgia, perché abbiamo avuto in effetti in Italia un'epoca in cui quelle materie erano preponderanti. Poi un cambio di rotta improvviso, bisogna trovare probabilmente quella linea mediana e far capire ai nostri ragazzi oggi che occuparsi oggi di automotive anche in fabbrica, concetto che è stato per tanto tempo messo come un lavoro duro, manuale, magari non tanto riconosciuto, oggi significa occuparsi di innovazione digitale, significa occuparsi di alta tecnologia. Facendo riappassionare i nostri giovani, riportiamo questi settori ad essere intanto autosufficienti dal punto di vista del personale che ci lavora e poi poter progredire ancora di più, perché oggi l'automotive è così tanto intrecciato con l'alta innovazione digitale e con la sostenibilità che serviranno tanti nuovi mestieri che oggi nemmeno esistono. Il presidente Bonaccini diceva che i nostri figli, i nostri nipoti faranno un lavoro che ancora non esiste. Non parliamo di una dimensione temporale così chissà quanto lontana. Noi abbiamo commissionato uno studio al professor De Masi, un sociologo di fama nazionale, che è indirizzato al 2040, cioè fra pochissimi anni. E nel 2040 prevede che il 44% dei lavori che oggi conosciamo non ci saranno più, ma non per lasciare il vuoto, perché nasceranno altri che oggi non conosciamo ancora. Ecco, solo la formazione, come diceva il comandante Sganga, ci permetterà non solo di formarci a quei mestieri, ma di crearli quei mestieri.
Oggi i più grandi innovatori non creano prodotti, creano nuovi mestieri addirittura, nuovi filoni. Fino a qualche anno fa, quando parlavamo di additive manufacturing, non sapevamo di cosa stessimo parlando, ma qualche visionario lo stava già inventando. E oggi tutte le fabbriche di cui avete parlato utilizzano queste tecnologie. Questo per far capire che l'integrazione tra formazione e fabbrica oggi è immediata, ma è immediata solo se si crea quel ponte tra le scuole di alta formazione, la fabbrica e le università. Noi l'abbiamo in qualche modo derivato anche nel piano del patto per l'export, che è stato citato più volte, perché uno dei sei pilastri è proprio la formazione, dove andiamo a formare i nostri imprenditori con dei programmi specifici a l'export e l'export digitale. Abbiamo due campagne in particolare, quella del Digital Export Manager e anche tutta quella sulla formazione, sull'accesso ai bandi, il procurement europeo e non solo, che vertono proprio a formare i nostri imprenditori a essere presenti nel mondo del digitale e nel mondo dell'export. Questo progetto di oggi, che come Farnesina ci onoriamo di finanziare anche in quota parte all'interno di questo più vasto progetto legato al Gran Premio di Imola, nasce in fondo dalla passione, lo posso dire con tranquillità, perché nasce dall'incontro sostanzialmente del Ministro Di Maio con il Presidente Bonaccini, appassionati di questo settore, oltre che del far partire ancora più forte il Made in Italy, e da lì l'idea di creare un percorso che accompagnasse il glorioso nome del Made in Italy, gli affiancasse più che l'accompagnasse, col glorioso nome dell'automotive di questa regione. Questo progetto secondo me ha funzionato. Devo dire che quest'anno è stato un po' un beta testing, perché con il Covid, con l'assenza del pubblico, chiaramente abbiamo sfruttato in piccola parte il potenziale di queste manifestazioni. Io sogno il prossimo Gran Premio di Imola, se riusciremo a confermarlo per il prossimo anno, affiancato da una grande fiera del B2B dell'automotive, per esempio, oppure ad altri progetti che possono nascere all'interno del Motor Valley Fest, oppure, come diceva il Presidente Ferro, anche le altre manifestazioni sportive che abbiamo deciso di sostenere con questa idea che il Made in Italy vada espresso ai massimi livelli, non soltanto con piccoli eventi di dettaglio, come il Giro d'Italia, possa portare ad altri eventi, e me ne posso già anticipare qualcuno, ad esempio legato all'Expo Dubai, dove porteremo gli stessi concept a livello ovviamente di scala inferiore per l'evento specifico. Questa nuova visione ha un solo obiettivo, molto semplice in termini di comunicazione, che è quello di far ripartire la voglia d'Italia. La voglia d'Italia che non si è mai sopita, ma che non dobbiamo dare per scontato, dal momento che nei paesi del sud-est asiatico la classe media, che è quella che compra italiano normalmente, cresce di 10 milioni di unità all'anno. Questa gente non possiamo dare per scontato che conosca il Made in Italy, dobbiamo invitarla a conoscerlo il Made in Italy. Allora abbiamo lanciato un'iniziativa che è una grande campagna di comunicazione, la più grande che il nostro paese abbia mai fatto, 50 milioni di euro. Abbiamo ultimato tutti i passaggi, ringrazio Alice per questo, Giovanni Rodia che è qui presente, anche che si è occupato direttamente poi di questa gara. Abbiamo ultimato il passaggio di definizione della gara, abbiamo individuato le aziende vincitrici e ora siamo pronti a partire in concomitanza con la ripartenza del paese, dell'economia globale, con una campagna che andrà a raccontare il Made in Italy nel mondo, puntando ovviamente agli stereotipi positivi che ci raccontano da sempre, ma soprattutto affiancandogli tutta quella innovazione, tutta quella sostenibilità che molti non conoscono e di cui invece l'Italia è protagonista. Molti non sanno che nelle eccellenze agroalimentari di cui parlava Bonaccini, una caratteristica che non diciamo mai è che siamo il paese in Europa con la più alta sostenibilità nel mondo dell'agroalimentare, siamo quelli che inquiniamo di meno per ettaro di prodotto generato. Tutto questo oggi è un racconto che serve, che vende anche, perché è ciò che il mercato vuole: sostenibilità, innovazione e rispetto della salute umana e animale. Su questo si sta lavorando tanto. E per darvi soltanto un numero, abbiamo circa 100 milioni soltanto di italiani di seconda, terza e quarta generazione nel mondo che vogliono comprare italiano, senza pensare ai non italiani del mondo. Su questa fetta di popolazione dobbiamo andare a lavorare. Nel PNRR abbiamo rifinanziato
con 1,2 miliardi il fondo 3981 di Siemens, gli imprenditori sanno di cosa parlo, è quel fondo che accompagna le imprese esportatrici su tantissime finalità, un fondo sul quale in questo ultimo anno e mezzo, dopo 140 incontri con associazioni che ho personalmente fatto durante la prima fase della pandemia di WTC, abbiamo stanziato 6 miliardi di euro su questo fondo, andati a ruba, nel senso che le aziende hanno veramente utilizzato quei fondi per aumentare l'export. E da lì, oltre che dalla genialità delle nostre imprese, nasce quel dato clamoroso, secondo me, che forse viene raccontato con normalità perché siamo abituati ai grandi dati di export, ma fare più 4% sullo stesso quadrimestre del pre-Covid dopo questo anno e mezzo è una cosa che non mi sarei mai sinceramente aspettato, e quindi è un grande, grande risultato del nostro paese e dei nostri imprenditori che sono eccezionali. Vi invito, salutandovi, a visualizzare e utilizzare due nuovi portali che abbiamo creato. Uno è quello che accompagna tutta la cartellonistica di questi eventi, sia del Gran Premio Imola che anche del Motor Valley Fest, ovvero madeinitaly.gov.it, che ad oggi è soltanto, virgoletto, una landing page dove chiunque, i telespettatori che hanno visto il Gran Premio, chiunque guardi quel sito, troverà un insieme di vetrine Italia per tutto il mondo, quindi Amazon, Alibaba, Rakuten, i vari portali che abbiamo, ma che presto diventerà qualcosa di più, diventerà un vero e proprio aggregatore di prodotti made in Italy. E l'altro, che invece è molto più proprio destinato alle imprese, export.gov.it, che è un portale che mette insieme oggi tutti gli strumenti di tutte le agenzie, ICE, SACE, Siemens, della Farnesina, del Ministero dello Sviluppo Economico e delle regioni. Devo ringraziare il Presidente Bonaccini nel suo precedente ruolo anche di Presidente della Conferenza delle Regioni, perché abbiamo fatto un ottimo lavoro con le regioni per mettere appunto anche gli strumenti regionali. È importante questa collaborazione perché, come sapete, l'internazionalizzazione è competenza sia dello Stato che delle regioni, e quei fondi di cui parlava il Presidente Bonaccini, insieme ai fondi che lo Stato ha a disposizione, non fa una somma semplice, fa un moltiplicatore, e su questo bisogna lavorare. Ci tengo a dire che sono felice anche di trovare la gente in presenza oggi, perché in quest'anno e mezzo è stata veramente dura anche fare diplomazia economica che si fonda proprio sul contatto personale. Come Farnesina abbiamo fatto veramente tutto quanto nella nostra disponibilità per facilitare la vita delle imprese in questo anno e mezzo e per dare tutto quello che potevamo in termini anche di risorse economiche, con un risultato mai visto, perché la Farnesina non aveva mai manovrato 6 miliardi in un anno. E questi 6 miliardi sono andati veramente a sostegno delle imprese. Questo è un risultato che ci deve rendere molto orgogliosi del lavoro fatto. Sono certo che lo sfrutterete al meglio, perché quei fondi ormai sono in un fondo che è rotativo e di conseguenza saranno lì a disposizione d'ora in avanti, e questo vi permetterà di crescere ancora di più, di far crescere questa splendida realtà, e farsi uscire qui in piazza per illuminarsi gli occhi davanti alle fantastiche vetture che ci sono. E concordo con quello che si è detto prima, il futuro è anche non lasciarci illudere che quello che vediamo qui fuori sia già il massimo, perché il mondo sta già andando verso l'elettrico e verso una sostenibilità anche in questo settore, quindi l'investimento in innovazione diventa fondamentale anche per quei bolidi, perché ormai sappiamo anche con realtà come Energica, saluto della sono della visitarli l'anno scorso, realtà che ci dimostrano che l'alta velocità può fare, può andare anche in sintonia con la sostenibilità ambientale e con l'elettrico, quindi servono gli investimenti e le capacità e le conoscenze di imprenditori e di ingegneri che lavorano per questi imprenditori. Vi ringrazio tutti e sono certo che sarà una splendida manifestazione. Grazie.